33. Contatti spirituali. Come si dividono i contatti spirituali? Commento. A seconda degli scopi per cui i contatti avvengono, si classificano in tre categorie. I primi sono un modo elementare, astrale, per soddisfare la curiosità dei partecipanti. I secondi possono essere chiamati contatti familiari o affettivi, perché producono effetti fisici e, anche se raramente, un contatto con i cari trapassati. I terzi hanno lo scopo di divulgare elevati insegnamenti sul perché delle vite. I primi due contatti hanno un valore puramente personale, i terzi sono un insegnamento per l'umanità e, nella loro elevatezza, sono confermati molti anni dopo che sono avvenuti.